insolenti, smetti di chiedere quindi, cerca solo di portare avanti le cose in cui credi, le cose importanti, scrivi solo storie che vivi, ma non ti preoccupare se cadi, l'importante è sapere sempre che sarai da solo a rimetterti in piedi, e se pensare non serve più a niente, io voglio perdermi in mezzo alla gente. Sentire la musica nella mente, sono leggero e dimentico tutto, come un randagio col cuore disfatto, mi alzo e comincio a girare tutto, giuro sull'ultimo cuba lì, le mie paranoie saranno andate, parlo più forte di te, sui pezzi di un'altra estate, giuro sull'ultimo cuba lì, le mie paranoie mi ci ha scordate, parlo più forte di te, più forte di te, l'ultimo cuba lì, l'ultimo cuba lì, l'ultimo cuba lì, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Quello che ti dico ci credo, vorrei vedersi quello che vedo, capire che non è sempre chiaro che cosa sia giusto e che cosa sbagliato, ma arriva ci si arrivano tanto, e nonostante il mare sia contro, tu dimmi cosa vuoi fare adesso, cercare la luce per stare sul fondo, quanto pensare non serve più niente, io voglio perdermi in mezzo alla gente, sentire la musica nella mente, sono leggero e dimentico tutto, come un randagio col cuore disfatto, stanotte continuo a girare tutto, giuro sull'ultimo cuba lì, le mie paranoie saranno andate, parlo più forte di te, più forte di te, pezzi di un'altra estate, giuro sull'ultimo cuba lì, le mie paranoie le ho già ascoltate, parlo più forte di te, più forte di te, l'ultimo cuba lì, l'ultimo cuba lì, l'ultimo cuba lì, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Un ultimo cuba lì, un ultimo cuba lì, un ultimo cuba lì. Un ultimo cuba libre, un ultimo cuba libre, un ultimo sui pezzi di un'altra estate, giuro sull'ultimo cuba libre, le mie paranoie le ho già scordate, parlo più forte di te, più forte di te, l'ultimo cuba libre, l'ultimo cuba lì, l'ultimo cuba lì, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Siamo partiti con la musica, con Cuba Libre, e siamo finalmente sul Music Italia, finalmente con Virginio, visto che è parecchio che ci rincorriamo. Esatto, è un po' che ci rincorriamo e sono contento, diciamo, di fare questa intervista nuova, no? Che siete in due questa volta. Sì, ultima volta che siamo in due. No, siamo in tre con te, vero? Sì. Sei il terzo incomodo. Esatto, contami. Ti prego, contami. No, ci sei anche tu. Okay, ok. Poi siete bellissimi perché io sono nero, cioè abbiamo l'evoluzione, tu c'hai i pallini, gli UFO, non sai, capisci, Pac-Man, e poi c'è Zani a fiori. Io sono molto Cuba Libre, lo sai che sono molto Cuba Libre, io penso c'hai i cocktail. Diciamolo. Ma è giusto, anche perché comunque tu hai precorso i tempi, perché questa, diciamo che è un'estate dove ci sono molti cocktail. Lo scorso anno hanno iniziato con il Moscow Mule, quest'anno ce ne sono parecchi, però tu questo pezzo l'hai scritto 2 anni fa, eh. Sì, allora diciamo che l'idea di questo brano era 2-3 anni fa, adesso non ricordo quando mi trovavo a L'Avana, però l'idea di questo brano è partita da lì e poi di conseguenza l'ho messa da parte e poi l'ho ripresa qualche mese fa per sviluppare poi la canzone. Quindi sì, in effetti ho precorso un po' i tempi.
Beh, decisamente sì, però io comunque sono in tema, anche perché quando sono stato a Havana io avevo tutte camicie di questo tipo, quindi... Perfetto, eri assolutamente in tema. Sì, l'unica cosa che non era in tema era un cappello acquistato in Messico e mi dicevano esto no es México, esta es la Havana. Ma perché c'ha scritto questa cosa? No, beh, è successo perché avevo acquistato il cappello in Messico, era troppo grande, non ci stava in valigia, allora lo metto okay. lì. Va bene, però ci sta. È interessato direttore questo tuo... Questo... Questi aneddoti sono bellissimi di Zani che parte per il mondo e torna. Sai che una volta è andato in Giappone e gli hanno detto Kung Fu Panda, giuro, non sto scherzando. Comunque dai, torniamo seri, anzi andiamo proprio serissimi. Allora, io oggi ho passato la giornata a riguardarmi le tue interviste fin da quando eri piccolo, proprio piccolo, piccolo, che già le facevi. Sì. E ho notato una cosa, allora, i primi anni le interviste ricorreva sempre la parola malinconia. Adesso ricorre spessissimo la parola leggerezza e poi c'è una costante che invece ricorre sia dall'inizio che alla fine, che è eleganza. E io voglio che tu mi spieghi queste tre parole cosa rappresentano per te. Hai fatto un buono studio. Visto? Allora, sono tre parole fondamentali, le hai beccate tutte e tre. Nel senso che sicuramente una caratteristica che mi ha sempre contraddistinto nella prima fase, no, della mia musica era quella di avere un approccio comunque, se vuoi, malinconico, ma io l'ho sempre ritenuta una cosa romantica, no? In questo senso, con questa accezione malinconica. Da un certo momento in poi questa cosa è cambiata, soprattutto con questo nuovo progetto. Devo dire che l'aver scritto per Laura Limpido mi ha fatto un po' da spartiacque nel mio approccio alla musica proprio. Mi ha insegnato tante cose, mi ha fatto capire tante cose. Diciamo che quel momento lì, non solo per questo, ma anche per altre cose che sono successe nella mia vita, hanno fatto proprio un po' da linea di demarcazione, no? Quindi da lì in poi ho iniziato a lavorare anche proprio sulla mia persona, in una maniera diversa però. Cioè, la musica è sempre stata terapeutica per me, però adesso è come se ho iniziato a... non so come dire, a vedere la musica in una maniera nuova. Il mio approccio è cambiato proprio, ma è cambiato il mio approccio anche sul palco. Cioè, io voglio divertirmi di più, voglio fare anche pezzi appunto che mi permettano di divertirmi di più sul palco, no? Cioè, e credo che si sia visto soprattutto in questi tre brani, no? In questi tre singoli. Puoi anche ballare. Siamo proprio all'eccesso adesso proprio. Vabbè, diciamo che più che ballare cerco di muovermi in una maniera non troppo sgraziata. Che è già un inizio. L'anno prossimo Sexy Back. Esatto, in questo senso mi ha sempre aiutato Paolo. Tu una cover di Sexy Back. Certo. No, diciamo che in questo senso mi ha sempre aiutato molto Paolo Ermanno Vecchione nei movimenti, soprattutto nei video. E anche un po' abbiamo studiato su Semplifica. Quindi per l'estate scorsa, proprio di come pormi sul palco, no? Lui è un movement director, adesso voglio cercare di dirlo giusto, quindi si occupa proprio anche di questa cosa. E abbiamo fatto proprio prove in sala di danza per capire cosa potesse essere un movimento giusto per me e cosa magari meno, no? Che potesse sembrare naturale, appunto, non forzato. Cioè, anche il video di Semplifica, ad esempio, sembra magari che io faccia dei movimenti così, diciamo, naturali, sì, no, se vuoi, certo, anche un po' istintivi, in realtà è tutto dietro, studiatissimo, ovviamente. Esatto, e questa cosa mi piace molto perché significa anche per me avere un approccio alla musica, come ti posso dire, coerente e anche professionale in un certo senso, perché questa è una cosa a cui tengo moltissimo, le persone che seguono la mia musica o che la seguiranno, comunque... Voglio sempre che vedano che c'è questo studio, c'è lavoro, no? dietro le cose. Che poi è una cosa che negli States, dove tu sei stato spesso, avviene. Cioè, c'è uno studio per qualunque cosa. Come muoversi, cioè certo, tutto. Certo, assolutamente, esatto. Ci possiamo mandare anche Zani in questo posto da... perché ha bisogno ci anche dica, lui. Zani. Vabbè, in effetti sì, ci potrei anche stare negli States. Negli States, lei deve lavorare qua solo a fare questo coso dove si muovono. Di movimento. Che non lo so dire, lui potrebbe lo sa dire essere. Che una volta nella mia vita ho detto Hercules, ma cazzo. Poi adesso fa le interviste di Hercules sempre, cioè, Perché invece si dovrebbe dire come?
Hercules. Hercules. Questo me l'hanno insegnato loro, però non so più dove girarmi con i microfoni, ve lo dico. Dove ti giri, tanto è un disastro. Qualcosa trovi. Ma senti, tu hai parlato di Limpido come punto di svolta nella tua carriera. Invece Mille Luci, come la vedi da questo punto di vista? Può essere considerato un punto di svolta nella tua carriera e anche appunto in quello che è stato il tuo percorso? Allora, diciamo che sicuramente è stata una tappa importante, no? Perché è stata la prima volta in cui ho scritto per un altro artista, in questo caso erano Paolo e Chiara, e quindi sicuramente mi ha insegnato delle cose nuove che io non sapevo della mia musica. Avevo fatto soltanto Sanremo Giovani e poi da lì avevo continuato a scrivere, ma non avevo mai scritto per altri, e quello è stato sicuramente un punto di partenza importante, perché poi è diventata title track del loro album, insomma ha fatto dei bei viaggi, no? Si è fatta questa canzone, questo album di Paolo e Chiara, e quindi per me è stato sicuramente un momento importante. Molto bene, direttore. Molto bene. Prego, a lei. Molto bene. Lui fa inizio sempre molto bene quando tu rispondi alla domanda. Oppure... qualsiasi cosa dici, molto bene. È un po' come un professore. Sono all'esame, sto facendo l'esame, quindi. E lui è un po' il mollicone di All Music Italia. Ma direttore, altrimenti la mia risposta tipo è? Oddio, non mi ricordo. Io mi ricordo, ci sta, ho strepitoso successo in ogni caso. Lui in ogni caso ti porta questo augurio sempre. Ma ascoltate, io torno sempre invece filosofico dopo che ho fatto il cazzone. E allora, i tre singoli del nuovo progetto, secondo me rappresentano una sorta di evoluzione umana, o meglio rinascita umana. Partiamo da un ragazzo comunque che è stato molto timido, soprattutto da giovanissimo, adesso non lo sai più, che non mi pare ridere, no, che è stato molto timido e che per uscire secondo me fuori dal guscio che si era creato è partito da semplificare, che è la prima azione da fare, poi la voglia di rischiare tutto, e adesso arriva a Cuba Libre, che rappresenta la leggerezza, ma rappresenta proprio il lasciarsi andare, essere come si è, col rischio di sbagliare, che è un'altra cosa che tu sottolinei molto ultimamente. Sì, diciamo che mi sono un pochino aggrappato a questa massima di Gandhi, no? Che diceva la libertà non è niente se non implica la libertà di sbagliare, no? E secondo me è una cosa fondamentale, perché ho passato, diciamo, un po' tutta la mia vita, grosso modo, soprattutto negli anni dell'adolescenza, ovviamente, dove tutte le cose diventano dei massi enormi, no? A inseguire un pochino questa, come posso dire, questo bisogno di perfezione, di perfezionarmi, di essere perfettino, perché dovevo apparire con meno difetti possibili, no, agli occhi delle persone, perché probabilmente mi sentivo difettato io, ho sbagliato, come abbiamo detto tante volte. Possiamo dire che noi non ci perdoniamo nulla, siamo i primi che non ci perdoniamo nulla per carattere. Esattamente così. E quindi in realtà tutto il percorso di questo album è un percorso all'indietro, cioè nel senso che sto facendo un po' il Benjamin Button della situazione, no? Cioè... ero pronto che dicevi questa cosa. In realtà stai facendo come i cinquantenni che si riscoprono trentenni. Adesso non esageriamo. No, diciamo. Però che... detto da un cinquantenne, Virgilio. Ammazza che inseccata. No. Fired. No, diciamo che veramente io mi sento così, cioè nel senso che ho sempre fatto, in Semplifica questa cosa l'ho detta chiaramente, no? Mi sono sempre sentito responsabilizzato, poi in realtà da chi? Cioè nel senso principalmente da me stesso, però nel fare bene le cose, non sbagliarle, che è una cosa giusta e va bene, però... sai, se questa poi ti chiude e ti condiziona in tante cose, il mio non essere magari anche, come posso dire, leggero, diciamo così, o divertito sul palco in passato, era dovuto anche a questo, no? Perché dovevo controllare che tutto andasse bene. Per assurdo, quando tu cerchi di controllare che tutto vada bene, c'è sempre, capito, qualche cosa che non va. Sì, o comunque non riesci, ti fissi sul particolare, non riesci a vedere l'insieme, no? E qui che è poi è la cosa più importante. Sì. Beh, sul non essere leggero, visto che io mi... Ti sentivo dire una cosa. Mi sento tirato in ballo. Se chiudessimo gli occhi e immaginassimo una canzone di Virginio, che dici, direttore? Io
dico che visto che abbiamo parlato dell'approccio americano, gli facciamo fare live un pezzo che io amo molto, che si chiama, oddio, ma aspetta, questo già mi cazzia so la pronuncia, Weird, che è un pezzo che secondo me ha scritto Justin Timberlake, ma appare come ghostwriter in realtà. Justin Timberlake è il mio ghostwriter. Sì, ha fatto, secondo me l'ha scritto lui, perché è un pezzo che io vedo adattissimo a lui. Beh, è preso da quel mondo lì, io l'ho scritto con Andy Ferrara, che diciamo in arte 6PM, è un producer, tra l'altro adesso si trova a New York, sta facendo delle bellissime cose, e l'ho scritto con lui un pomeriggio, così eravamo a Milano e ci siamo divertiti come i matti, abbiamo detto facciamo una canzone che, non lo so, magari non prenderà mai nessuno, capito? Funky, in inglese. E invece poi è piaciuta molto alla Sony Music, l'ha fatta ascoltare a Lorenzo Fragola e poi lui l'ha presa per il suo disco. Tra l'altro, nonostante poi, essendo un brano in inglese, quindi un po' particolare, non aveva le caratteristiche per essere un singolo in Italia, diciamo così, l'hanno comunque poi pubblicato, ci hanno girato un video, proprio perché probabilmente era una cosa che volevano che si sentisse, no? Anche se poi sapevano già che le radio avrebbero detto ma forse in inglese, è una cosa strana. Però c'è sempre stato un bel feedback su questo pezzo e sono contento che poi un giorno tu mi hai convinto a farlo dal vivo, perché vedo che la reazione delle persone è veramente bella. Assolutamente sì. Quindi ci ascoltiamo Weird con i nostri potenti mezzi di teletrasporto. Vai sul palco.
Abbiamo risentito Weird di Virginio e qua mi viene una domanda, perché su questa canzone c'è un uso della voce particolare e allora i miei flashback mentali mi hanno riportato al fatto che tu recentemente hai fatto un'esperienza molto interessante in Giappone con il Cervello, gruppo di musica prog, esatto. E nella musica prog si fa un utilizzo della voce che ti porta veramente all'estremo delle tue potenzialità, quindi credo che tu abbia anche imparato a usare la voce o a toccare punti della tua voce che magari in passato non avevi usato nella musica. Sì, diciamo che quell'esperienza in Giappone a Tokyo con Rado Rustici, appunto con i Cervello come ricordavi tu, è stata importante perché mi ha fatto vedere anche dei lati della mia voce che non conoscevo. Sono arrivato a dei picchi che non avevo idea di poter raggiungere. Tra l'altro, quando stavo studiando per appunto questi brani per poi farli al concerto di Tokyo, c'è stato proprio un momento in cui, me lo ricordo come se fosse adesso, ho chiamato su Skype Corrado Rustici, che era lui vive a San Francisco, e gli ho proprio detto che io non me la sentivo perché non ero in grado di farlo. Cioè, ho detto guarda, trova qualcun altro. E lui è stato lì con tantissima pazienza, devo dire, a dirmi no guarda, secondo me ce la puoi fare, sono convinto di questa cosa, e lo ringrazio ogni giorno perché è stata un'esperienza bellissima. Sono stato appunto in grado di farlo e questa è una cosa che diciamo mi resta nel mio bagaglio culturale e professionale come una cosa importantissima, che tra l'altro potrebbe essere che ripeteremo, e diciamo che mi ha fatto scoprire il rock progressivo che io non conoscevo come genere, ma non avevo assolutamente una cultura a riguardo. E invece è un mondo meraviglioso, veramente meraviglioso, che secondo me tutti dovrebbero studiare e imparare, perché dopo un primo impatto, perché è una cosa completamente diversa, è stato così anche per me, che sono abituato ovvio. Comunque al pop, al rock, comunque a generi che tutti conosciamo, e quindi diciamo un po' alla struttura canzone. Il prog è completamente fuori di testa, ma nel senso positivo. Loro si chiamavano Cervello proprio per questo, perché in realtà c'era uno studio metodico e scellerato, diciamo così, su cosa si poteva fare anche per trovare delle soluzioni armoniche, melodiche, di testo, particolari, originali, innovative. È come se fosse un po' un'opera lirica trasposta in versione rock. In effetti sì, poi Zanni se ne intende molto lui di prog. Sì, io sono un amante del prog, ma la mia domanda è proprio sul Giappone, sul pubblico giapponese. Cosa ti ha colpito del pubblico giapponese? Allora, mi ha colpito una cosa per cui per fortuna mi avevano avvertito, nel senso che Corrado mi aveva spiegato che loro durante l'esibizione non proferiscono parola, cioè nel senso non vola una mosca. Ed è un po' scioccante perché tu sei sul palco e non riesci a capire se quello che stai facendo è gradito, è apprezzato oppure no. In realtà è una caratteristica della loro cultura il fatto di non disturbare, non interrompere chi sta proponendo una performance sul palco, no? E quindi è una cosa molto bella da un certo punto di vista. Poi finita l'esibizione, se hanno apprezzato, e grazie a Dio avevano apprezzato, esplodono in una serie di applausi, insomma si fanno sentire, insomma ti applaudono solo alla fine? Soltanto alla fine, ma devono sentire l'ultima nota e un po' di silenzio dopo, sennò nessuno si muove. Ed è, guarda, veramente per fortuna che mi hanno avvertito, perché sennò sarei andato nel panico sicuramente. È stata una cosa bellissima. Il popolo giapponese è meraviglioso, io devo dire la verità, me ne sono un po' innamorato. Hanno una cultura dell'educazione, della pulizia, di tante cose che sicuramente, diciamo, per noi occidentali sono estremizzate, e probabilmente lo sono, però sono belle, sono affascinanti. Io sto per dire molto bene, direttore, però poi lei mi sgrida. ci sta. Chiudiamo, direttore, questa prima parte. Io direi che chiudiamo questa prima parte e poi con i nostri potenti mezzi sempre torniamo per la seconda parte. Era il suono del
teletrasporto. Sì, fa così. Intanto gli hai dato una microfonata. Microfonata, ma... Virginio. Questo qua mo te fa pagare i danni. Questo c'è un'assicurazione, ti fa pagare i danni. Allora, seconda parte dell'intervista a Virginio.